Come fare un'iniezione sottocutanea al vostro gatto? Benvenuti nella rubrica I consigli del vostro vet. Oggi voglio mostrarvi come eseguire correttamente e in totale sicurezza un'iniezione sottocutanea al vostro gatto. È tornato a farci visita Killer, il nostro bellissimo gatto maschio tricolore. L'importante è disinfettare sempre la parte dove andrete a fare l'iniezione sottocutanea. L'iniezione sottocutanea può essere fatta virtualmente in ogni posto dove c'è pelle, però la zona migliore è quella che va da dietro le orecchie a fin sopra la coda, e in realtà la parte migliore ancora in assoluto è la parte sopra le scapole, dove è meno ricca di terminazioni nervose e quindi molto probabilmente il gatto non sentirà fastidio. Andate a scostare il pelo fino a che non vedete la cute e tenete applicato il disinfettante per una decina di secondi. La siringa che avrete già caricato è importante mantenerla in questa posizione con il palmo della mano che appoggia sulla schiena del gatto e la siringa mantenuta parallela alla colonna vertebrale. Evitate di fare iniezioni in verticale in questo modo, ma state sempre orizzontali. Togliete il tappo alla siringa e noterete che la punta dell'ago ha una bietta in obliquo che deve essere mantenuta verso l'alto. Sollevate la pelle in plica, col dito vi fate una fossetta, state paralleli, puntate l'ago, superate una prima resistenza, sentite proprio la pelle che passa, dopodiché rilassate la cute e iniettate tranquillamente e venite via abbastanza veloci. Massaggiate un pochino e il gioco è fatto. Bravo Killer! Oggi vi ho mostrato come eseguire correttamente e in sicurezza un'iniezione sottocutanea al gatto. Io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata della rubrica I consigli del vostro vet e non dimenticate di visitare il nostro sito internet www.cvsl.it.